Siamo sul lago d'Idro o Eridio, volendo citare il suo nome antico. In particolare stiamo vedendo la sponda trentina del lago, anche se le sue acque si trovano totalmente in Lombardia. Andiamo ad evidenziare sul versante orientale del lago e della Val del Chiese, a mezza costa del Crinale, il piccolo borgo montano di Bondone. Sotto di questo si erge un grosso spuntone di roccia calcarea, sulla sommità del quale si trova Castel San Giovanni. Castello di lodroniana memoria, i conti di Lodrone erano feudatari del principe vescovo di Trento. Il castello troneggia sul lago e sulla piana retrostante la sponda settentrionale di questo, dove sul tratto di sponda trentina è stata rinaturalizzata un'ampia area. Quindi ci portiamo al limitare est di quest'area, dove inizia a salire verso l'abitato di Bondone la strada provinciale numero 69. Mentre saliamo lungo la provinciale, ci sovrasta sulla destra del nostro senso di marcia il bastione calcareo con le sue rocce strapiombanti su tutti i versanti. Sopra di questo è accomodato il castello che andiamo a visionare dall'alto. Questo castello, ubicato nella parte più meridionale della Val del Chiese, fu eretto attorno al XII secolo, probabilmente su una già preesistente struttura di epoca romana. Il castello medioevale fu per secoli proprietà della potente famiglia dei Conti Lodron e che estese la sua influenza anche in altre parti del Trentino, in particolare a Villa Lagarina. Da qui i Lodron ebbero modo di giungere in Austria e in Baviera. Ebbero un feudo anche a Cimbergo in Val Camonica. Castel San Giovanni, posto a controllo dell'ingresso alle valli giudicarie, ai confini meridionali del Principato del Vescovo di Trento, è rimasto di proprietà dei Conti Lodron sino al Novecento. Nella costruzione primordiale del castello, la componente militare prevalse ampiamente sull'aspetto residenziale abitativo. Ora il castello, seppur decaduto e con una configurazione diversa da quella originaria, rimane testimonianza di un passato glorioso. Localmente il feudo dei Lodron, che avevano avuto l'investitura del feudo dal principe vescovo di Trento, comprendeva i paesi di Lodrone, Darzo, Bondone e tutta la Val Vestino, valle al di là della montagna dove sul crinale che volge a ovest si trova il borgo di Bondone, valle che collega il lago d'Idro con il lago di Garda. Il castello di San Giovanni è uno dei tre castelli che i Conti Lodron avevano in Val del Chiese. Vi soggiornò dal 13 al 16 novembre del 1526 il comandante dei Lanzi Chienecchi, che aveva sposato una contessa dei Conti Lodron. Questo proseguì la sua marcia, che si concluse con il sacco di Roma nella primavera del 1527. Dall'Almaniero si ha un'ampia visione sulla sponda trentina del lago d'Idro ed in particolare sulla riserva naturale provinciale. Questa visione aerea ci consente di vedere il lago nel punto più ampio, con la foce del Chiese che è l'immissario principale. L'area della riserva è un'area protetta rinaturalizzata. È un'eccellenza in cui si conserva la struttura naturale del lago, che al di fuori di qui è stata abbondantemente snaturata. Visionato il castello dall'alto, ci portiamo a ridosso dello stesso,
con l'intento di visitarlo anche all'interno. Il portone di accesso al castello si trova ai piedi della torre principale e lo si raggiunge dopo aver superato un ponte, una volta levatoio, come era buona norma per accedere ai castelli. Sono ancora ben visibili, a metà altezza della facciata frontale, le aperture dove scorrevano le catene per azionare il ponte levatoio. Una volta superato l'attuale ponte e il robusto portone d'ingresso, subito sulla destra si trova incastonato nel muro un basso rilievo raffigurante lo stemma araldico del casato dei Lodron, un leone rampante con la coda annodata. Mentre sulla sinistra è stata sistemata una targa in tempi più recenti che ricorda i primi restauratori che avevano acquistato il castello. Ora il maniero è di proprietà del comune di Bondone. Al di là dell'androne si trova un ampio piazzale. Una volta all'interno volgiamo la nostra attenzione sul mastio, alla base del quale è ricavato l'ingresso al maniero, che prima avevamo visto dall'esterno. Sul lato sud del cortile i vecchi resti del castello, quello che rimane di un pozzo che era alimentato da una sorgente esterna. Adiacenti al pozzo si trovano altri ruderi che sono stati oggetto di restauro conservativo, qui quanto rimane della camera di un forno a legna. Ma andiamo anche oltre, sempre in direzione sud, e oltrepassata la soglia di quello che era un altro locale, è ben visibile, accomodato in un angolo, un lavatoio scavato in un blocco unico di tonalite dell'adamello. Concludiamo mostrandovi una foto del maniero di San Giovanni, che ci mostra tutto il complessivo della struttura in piena fase crepuscolare di una giornata.